naufragio del 3 ottobre 2013, 368 vittime. Lo abbiamo detto in apertura. Noi diamo il buon pomeriggio ad Alessandro Iovino, scrittore, storico, saggista, esperto in storia evangelica e fenomeni migratori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Buon pomeriggio, dottor Iovino, grazie per essere con noi nel pomeriggio di Radio 1. Lei ha partecipato a diverse missioni in Africa e non solo. Che cosa ci può raccontare di come vivono in questi paesi, nelle loro realtà? Che storie, che testimonianze ci porta, dottor Iovino? Guardi, innanzitutto lei mi ha strappato un sorriso perché poco fa sentivo parlare di canti e balli e deve sapere che il mio principale ricordo, sia nell'esperienza che ho avuto quest'ultimo anno in Costa d'Avorio che in Repubblica Dominicana, il ballo e il canto sono un grande elemento di contatto e di empatia con le persone. Quindi quando arrivavamo in questi villaggi, mettere su qualche passo di danza o cantare era un modo per entrare in sintonia, familiarizzare con queste persone, perché sono i cosiddetti linguaggi universali che uniscono e abbattono barriere. E in merito alla sua domanda, io ho sentito spesso, mi sono occupato di questo tema e ho voluto anche però vedere sul campo quello che succede, e mi sono per 6 mesi recato 2 volte in Costa d'Avorio con un'associazione ACP, Azione Contrasto alla Povertà, e poi lo scorso luglio in Repubblica Dominicana insieme ad una collega, Ilaria Di Vaio, con Compassion, e ho potuto notare come vivono lì e quelle cose di cui noi oggi discutiamo continuamente nel nostro paese. Devo dire che molti luoghi comuni, ecco, sono in qualche modo stati oggetto da parte mia di riflessioni, perché tante cose che diciamo qui, lì nella realtà, non sono vere. Ecco, dottore Iovino, ogni anno si celebra questa ricorrenza, il 3 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nel concreto però, adesso, al di là delle ricorrenze, che cosa facciamo? Che voto ci diamo? Guardi, dare un voto sarebbe difficile. Io provo a dire semplicemente questo: le ricorrenze servono perché, come diceva Primo Levi, un popolo senza memoria è un popolo senza futuro, e anche simbolicamente va bene ricordare, ma se al ricordo non viene associata un'azione concreta, e allora lì diventa una sterile retorica. Ecco perché è necessario agire. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, a proposito, io parlavo di luoghi comuni, dovete sapere che almeno dove sono stato io, in Costa d'Avorio, ci sono molti giovani, la stragrande maggioranza delle persone, che vogliono vivere nel loro paese. Quelli che vanno via e sono per ragioni davvero tragiche, e quello è un altro tema, ma noi dobbiamo aiutare queste persone a cercare di sviluppare formazione, istruzione, economia nel loro paese e nei loro villaggi. In quel modo noi possiamo creare delle popolazioni, un futuro, delle persone che vogliono stare, vivere nella loro terra. A chi piace essere strappati dai propri affetti? Quindi da questo punto di vista agire significa mettere in campo delle soluzioni. Io devo dire che il governo, questo governo in qualche modo ci sta provando. Tengo molto distinte, poi magari dopo lo spiegherò, l'azione dello Stato, di un governo, rispetto a quelle di organizzazioni umanitarie o religiose, certo. Ma è necessario che il governo si applichi a fare qualcosa. Non è facile, non risolviamo, non ci riusciamo in un anno, in 10 anni. Beh, i flussi migratori sono questioni che interessano la storia dell'uomo da quando è iniziata, quindi certo. È tutto normale, non spaventiamo e non facciamo crescere i nostri figli con delle paure che nella realtà non esistono. Ecco, lei è esperto in Chiesa evangelica. Come si pone la Chiesa evangelica su questa tematica? Ci sono delle divisioni o c'è una linea comune? Come si dovrebbe agire? Guardi, il mondo evangelico è sempre stato un po' protagonista di questi temi, non solo in Italia, ma a livello globale, perché molto spesso ci sono stati delle migrazioni dovute anche a motivi di persecuzione religiosa. E non dimentichiamo che i cristiani sono i religiosi più perseguitati al mondo. Ma al di là di questa questione, in Italia sicuramente il mondo evangelico è variegato, però qui non possiamo lasciare spazio a libere interpretazioni, perché al di là di ogni posizione personale
C'è proprio un tema che è sollevato nel Vangelo, che è scritto nel Vangelo: perché ebbi fame e mi desti da mangiare, fui straniero e mi accoglieste. Quindi il ruolo della Chiesa è di amare senza se e senza ma. La Chiesa accoglie, la Chiesa perdona, la Chiesa riconcilia. Questo è il ruolo, tende la mano e cerca di accogliere lo straniero, la Chiesa, e quindi testimonia un messaggio di amore e di speranza. Ovviamente è diverso il ruolo delle istituzioni, perché noi eleggiamo un presidente che non deve fare un pastore e non eleggiamo un pastore che deve fare il presidente. I pastori, i preti facciano quello che devono fare, predicare amore, mentre un presidente, come giusto che sia, un capo di governo, deve invece guardare anche a interessi nazionali, confini, questioni economiche, destabilizzazioni, e deve mettere in atto quelle che poi sono delle decisioni che riguardano questo fenomeno complesso. In generale gli evangelici si distinguono, nonostante sono una minoranza nel nostro paese, per essere accoglienti, non respingenti, e consentitemi di dire che molti non sanno che molti di questi immigrati che ci raggiungono in Italia sono evangelici. Perché, ecco, questo non lo sappiamo proprio. Questo è interessantissimo, questo dato. Quanti sono, dottor Ioni? Guardi, le dico solo che facciamo un esperimento. Se ci fate caso, in molti sottopalazzi dei quartieri dove magari i radioascoltatori in questo momento sono sintonizzati, se ci fate caso ci sono le cosiddette chiese etniche, cioè sono chiese di africani, dove i pastori sono africani. Ce ne sono tantissime, non solo a Roma ma in diverse zone d'Italia, addirittura c'è una forte comunità cristiana evangelica pentecostale, e si parla di numeri incredibili e in costante crescita. Consideri che ogni ondata migratoria comporta circa il 30-40% di queste persone che hanno un'appartenenza religiosa evangelica. Consideri che in Niger, stavo dicendo, il movimento pentecostale è ormai quello cristiano a maggiori ritmi di crescita in molti paesi dell'Africa subsahariana. Quindi quello che non sanno gli italiani è che molti di questi immigrati vengono da un'esperienza evangelica, e questo è un dato interessante del quale forse anche le istituzioni, ahimè, a volte non ne tengono conto. Dottor Iovino, noi siamo abituati a parlare tanto di questo tema in chiave italiana, ovviamente, in chiave europea, ma l'America, le faccio questa domanda sull'America perché lei lavora, collabora moltissimo con l'America per lavoro, quindi ha un rapporto continuo e costante, quotidiano direi. Come vede l'America questo fenomeno migratorio? Beh, interessante questa domanda, perché tra l'altro sono stato in America quest'estate e ci sarò fra la settimana prossima, e quindi io ho un po' il polso della situazione, di come vivono queste questioni dall'altra parte del mondo, e il recente viaggio in Repubblica Dominicana mi ha dato un'ottica diversa in termini etnici, ma alla fine ogni mondo è paese. Gli stessi problemi, le stesse questioni che tengono banco qui nel continente europeo con il Nord Africa sono quelle che dall'altra parte tengono, diciamo, banco tra la parte della Florida, quindi diciamo il sud degli Stati Uniti, con questi paesi dove stanno succedendo cose incredibili. Non tanto in Repubblica Dominicana, ma in questo momento lo stato più pericoloso al mondo è Haiti, dove è in atto un massacro tra queste, una guerra civile che sta devastando il paese. Considerate che la stessa isola dove molti italiani europei vanno a villeggiare, dalla parte della Repubblica Dominicana, sì, dall'altra c'è un massacro impressionante. Gli americani come gestiscono tutto questo? Anche loro negli ultimi tempi hanno ideologizzato questo tema, e questo un po' li ha avvicinati a noi, però gli americani storicamente sono diversi da noi, perché il popolo americano è fatto di flussi migratori, ispanici, italiani, anglofoni, quindi diciamo c'è in qualche modo un'abitudine a tutto questo. Concludo nel dire che mi spaventa la demagogia con la quale molto spesso viene affrontato il problema. Non sono esperti a parlarne, ma in modo un po' qualunquista le persone pongono enfasi su dei temi che poi nella realtà non hanno riscontro, e che vogliono o per forza demonizzare, sì, o per forza enfatizzare e narrare in maniera positiva invece dei fenomeni che andrebbero discussi. Un po' di equilibrio non farebbe male a nessuno. Noi la ringraziamo moltissimo, dottor Alessandro Iovino, scrittore, storico, saggista, esperto in storia evangelica e fenomeni migratori. Grazie per essere stato con noi, e diamo il buon pomeriggio.